Amici della Pallamano, benvenuti alla Carwolf Halle di Merano. È tempo di semifinale, gara 2. I Diavoli Neri dell'Alperia Merano ospitano la Junior Fasano. Gara 1 è stata una gara avvincente, dove i Diavoli Neri hanno condotto per gran parte del match, ma poi il ritorno della squadra di casa li ha costretti a una sconfitta bruciante per certi versi. 32-31 il risultato finale di gara 1, con la rete a una manciata di secondi dal termine di Pablo Cantore. Ma oggi si riparte dallo 0-0, due risultati su tre per il Fasano. Il Merano deve vincere per poter ottenere la chance di giocarsi la semifinale nella gara che eventualmente si disputerà domani. Le formazioni dovrebbero essere confermate le stesse di gara 1. I due allenatori non dovrebbero apportare cambi significativi. Vediamo che è tutto pronto, le squadre si stanno già disponendo sul terreno di gioco. Ancora qualche piccolo istante per sistemare gli ultimi dettagli. Sarà il Merano a dare inizio alla partita. Merano, come di consueto, in maglia nera, Fasano in maglia bianco-blu. Si attende il fischio dell'arbitro, che arriva in questo momento. Partiti! Il Merano attaccherà da sinistra a destra dei vostri teleschermi. E subito Padanelli, grande protagonista di gara 1, a chiamare lo schema. Anton Padanelli, ancora l'incrocio col gigante danese. Lausen, Coelho, Padanelli prova il suo 1 contro 1, butta via il pallone, la recupera Messina, che lancia Angiolini in contropiede, ed è subito Angiolini, e con le Luori si presenta così, bloccando un contropiede di Angiolini. E questo per Merano è importantissimo, trova subito le parate del suo portiere, e ora prova a izzare anche la Teufelskerl. Dunque subito grande protagonista con le Luori, un campionato stratosferico il suo. Uno dei segreti di questa grande stagione del Merano è sicuramente il suo portiere. Intanto vediamo, siamo già dall'altra parte con Lausen, Coelho, Padanelli, Visentin, prova un varco, non lo trova, si ritorna da Coelho, scarico per Romei, e anche Leban si presenta con una gran parata su Tommaso Romei. Dall'altra parte Pugliese col suo marchio di fabbrica, la girella, apre lui le marcature, ma siamo già dall'altra parte con Visentin, fermato in maniera energica da Flavio Messina, il capitano storico della Junior Fasano. Anche quest'oggi sarà sicuramente protagonista, soprattutto in difesa c'è bisogno della sua energia, un giocatore che ha fatto della grinta il suo marchio di fabbrica. Attenzione intanto a Coelho, scarico per Padanelli, Padanelli dietro la schiena per Romei, contro 1, 2, 3 avversari, alla fine ottiene un 9 metri. Si alza subito il tono di voce del pubblico meranese, ha corso oggi in gran massa. Intanto Padanelli, palo interno per Padanelli, sfortunato in questo frangente il folletto meranese. Siamo già dall'altra parte con Angiolini, si riscatta dal gol sbagliato prima, e con un missile da 11 metri va a trafiggere con le Luori. E dunque grande inizio del Fasano, Merano un po' ancora imballato, forse il contrario di quello che era successo in gara 1. Vediamo se ora Merano proverà a cambiare qualcosa. Padanelli 1 contro 1, Coelho
Larsen, ancora Fadanelli, prova a cercare il pivot, tutto chiuso, Coelho sotto mano, la sblocca lui, Juan Pablo Coelho. Intanto infrazione di passi di Angiolini, può andare in contropiede, è sempre lui, e ancora una volta lui, Juan Pablo Coelho, che riporta la partita sul 2-2. Protesta in panchina Vito Fovio, voleva un fischio da parte del direttore di gara, o meglio delle direttrici di gara, coppia al femminile quest'oggi, quindi anche un premio quest'ottima stagione della coppia arbitrale. Intanto Jarlstam, cosa si è inventato Jarlstam, un gol incredibile sotto il 7. Tanto Larsen, a proposito di gol incredibili, Larsen si è andato dalla parte forte con Pugliese, non c'è un attimo di respiro in questa partita. Ora Larsen prova a rallentare un attimo, Petricevic, Larsen ancora, grande finta di Larsen che viene atterrato, vorrebbe un due minuti che arriva in questo momento, due minuti per Bearevic che protesta con la panchina meranese. Rea D'Avelli detto forse qualcosa, ora provano a calmare il giocatore del Fasano che continua a protestare dalla panchina. Dunque prima esclusione di questa partita, prima superiorità numerica per il Merano, prima inferiorità numerica per il Fasano, che giocherà senza il portiere, infatti Levan ha già lasciato i pali. Si può finalmente riprendere a giocare. Con Cantore, Jarlstam, Cantore ancora, cambio di posto con Angiolini, intanto Pugliese, sfondamento abbastanza netto, la porta è sguarnita e con le ruoli direttamente dai suoi 9 metri va a siglare la quarta rete per il Merano. Anzi no, la quinta rete per il Merano. Merano si porta per la prima volta in vantaggio in questa partita. E lo fa con la rete del suo portiere. Östling. Jarlstam. Prova l'uno contro uno, scambia con Pugliese. Angiolini, tutto fermo, non c'è spazio. Si alza il braccio del passivo, deve andare a concludere. Intanto Messina recupera una palla vagante, Flavio Messina, e questi sono i suoi gol. Dove c'è un pallone vagante c'è sicuramente Flavio Messina. Rete importantissima per il Fasano. E ora il Merano può attaccare con l'uomo in più. Fadanelli. Coelho. Larsen. Fadanelli ancora, scarico per Romei. Romei ancora una volta ipnotizzato da Levan. Secondo errore di Romei e seconda parata di Levan. Pugliese. Angiolini. Jarlstam gioca anche con il cronometro, il Fasano vuole recuperare l'uomo in meno. Intanto Jarlstam, scarico per Pugliese, Östling tutto solo, Östling si sblocca anche il pivot svedese. Intanto Petricevic trova un'autostrada davanti a sé, ringrazia e va a depositare il pallone
in fondo al sacco. Voleva un'infrazione di passi Vito Fovio. Angiolini ancora. Osling. Jastam. Angiolini. Jastam ancora. Scambiano ancora i due. Pugliese. Non trova un giocatore da scaricare. Si alza il braccio del passivo. Jastam con un sottomano. Sorpreso con Lelluori che tocca, ma la palla finisce beffardamente in rete. Si dispera il portiere meranese. Intanto dall'altra parte Nunez in mezzo alle mani di Leban. Anche qua sfortunato Leban che aveva toccato. Dunque tutto da rifare, 7-7, partita ricca di gol, 14 reti dopo solo 8 minuti e mezzo di partita. Angiolini. Östling. Jastam. Scarico per Cantore, non trova il compagno, palla che scappa via. Rimette in gioco con Lelluori. Siamo già dall'altra parte con Lausen. Romei prova a girarsi, viene fermato in maniera energica da Beharevic. Campo da asciugare, dunque piccola pausa. Campo asciugato, si può riprendere a giocare. Ecco il fischio dell'arbitro. Padanelli. Lausen. Troppo basso il passaggio per il gigante Lausen. Tanto dall'altra parte Messina. Colpisce in pieno con le ruoli. Ma c'è un invasione fischiata a Fadanelli, dunque tiro dai 7 metri. Aveva parato con Lelluori, ma c'è stata una difesa in aria di Fadanelli, dunque si riprenderà con un tiro dai 7 metri. A sfidare Jallström sarà Fasanelli. Dunque Fasanelli contro Jallström. Jastam, tocco morbido, palla che si insacca, dunque Fasano che ritorna in vantaggio. Quello. Padanelli. Quello ancora. Lausen. Si ritorna da Fadanelli. Fadanelli contro Messina. C'è il gol, ma c'è il fischio dell'arbitro. Dunque rete che non viene convalidata. Si riprenderà con un semplice 9 metri. Quello. Esce Romei. Fadanelli ancora per Quello. Si alza il braccio del passivo, deve andare a concludere Lausen. Lausen scavalca Messina e va a siglare la sua terza marcatura. Messina, Pugliese, Angiolini, Jastam. Angiolini ancora, scarico per Östling, tutto solo, ma c'è anche qui un fischio precoce dell'arbitro che ha fermato il gioco, dunque si riprenderà anche qui con un semplice 9 metri. Angiolini. Giro di palla senza fretta del Fasano.
che lo usa anche per recuperare qualche energia. Intanto Angiolini, che gran gol! Finta in volo e palla sul primo palo, beffato con le Luori. Tanto dall'altra parte Coelho danza via Ostling. E c'è però un tiro dai 7 metri, difesa in aria del Fasano. Dalla linea si presenta Max Prantner. Dunque Prantner contro Levan. Una finta e para Levan. Ostling poi riesce a controllare il rimbalzo. Dunque il risultato che rimane sull'8-9 in favore degli ospiti. Ostling, Angiolini, butta via il pallone, lo recupera Pugliese. Pugliese prova a cercare Ostling, trova però la palla per il Merano. Nunez, Santiago Nunez in contropiede. Protesta Fovio che voleva un tocco di piede della difesa del Merano. Continua l'azione del Fasano con Angiolini. Jalstam stavolta con le ruoli è lì ad aspettarlo. Petricevic può partire in seconda fase. Lausen butta via il pallone. Ostling, Cantore, rientra bene la difesa del Merano, tutto da ricostruire per il Fasano. Lo fa con Pugliese, Messina. Chiama lo schema Jalstam. Dicevamo, meno cambi a disposizione del Fasano, che usa anche gli attacchi per riposare un pochino i suoi giocatori, attacchi lunghi per la compagine pugliese. Angiolini intanto prova a giocare col pivot, non lo trova. Intanto 2 minuti a Lausen per una trattenuta su Cantore. Hanno provato a giocare lo stesso identico schema che aveva portato al gol vittoria in gara 1. Questa volta Lausen ha strattonato la maglietta dell'ala fasanese e dunque si riprenderà con un 9 metri, ma Fasano un uomo in più. Vediamo ora che schema ha disegnato Vito Fovio per la superiorità numerica. Cambio di posto Angiolini, Jalstam, Pugliese. Jalstam trova un'autostrada e va a depositare la palla in rete. Esulta il giocatore svedese. Dunque Fasano che si riporta in vantaggio. Quando siamo a metà di questo primo tempo, ora il Merano a giocare senza portiere. Nunez prova a inserirsi come secondo pivot per poi ritornare all'ala. Coelho, Patanelli, Petricevic sotto le gambe di Levan. Gol importantissimo questo per il centrale montenegrino. E dunque per l'ennesima volta Merano ritrova la rete del pareggio. Intanto Ostling, magia di Jalstam. Che passaggio di Jalstam per Ostling. L'asse svedese funziona alla grandissima. E Fasano si riporta a condurre. Ancora stesso schema per il Merano, taglio di Nunez,
esce Romei per fare spazio allo stesso Nunez. Coelho intanto fa Danelli. Fadanelli prova lo scarico per Romei, atterrato da Messina. Si alza intanto il braccio del passivo, deve andare a concludere il Merano, lo fa con Petricevic, murato da Beharevic. Dunque Fasano che riconquista il pallone. E ora, come sempre senza fretta, proverà a costruire il suo attacco. Yastam. Angiolini. Pugliese. Messina tutto solo. Con le Luori però è lì ad aspettarlo. Ovviamente da destro di mano Messina fa fatica dall'ala destra, ma lui è abituato a giocare in quella posizione. Molti sostengono che sia più forte a destra che a sinistra all'ala. Sicuramente non è facile tirare contromano. Intanto Petricevic, infrazione di passi fischiata Petricevic. Dunque Fasano che si riporta in possesso di palla. Siamo già dall'altra parte con Pugliese. Angiolini, scarico per Östling. Fondamento fischiato a Östling. Dunque Merano che può andare in velocità con Visentin. Girella di Visentin. E se doveva consacrarsi in qualche modo in queste due partite, Visentin ha dimostrato di essere un giocatore di altissimo livello. Dunque time out per Vito Fovio. In Alto Adige amiamo stare in compagnia. Come Forsta 1857, la più estroversa delle nostre birre. Forst, la birra dall'Alto Adige. Suona la sirena, squadre che si apprestano a rientrare in campo. Intanto ci giunge qualche informazione dall'altro campo, dove nell'altra semifinale il Sassari conduce 7-5 a Bressanone. Dunque anche sull'altro campo nulla è ancora deciso. Finale più che aperta. Dovessero finire così le partite, saranno Fasano in finale, dall'altra parte si andrebbe a gara 3, ma entrambe le partite sono ancora lunghissime, tanta ancora la strada da percorrere. Vediamo ora Vito Fovio come ha riorganizzato la sua squadra. Östling, Pugliese, Jalstam, scarico per Östling e con le Luori, che parata! Intanto dall'altra parte Glišić non trova la porta, ma trova un 7 metri e un 2 minuti. 2 minuti per Flavio Messina. E dunque tiro dai 7 metri, questa volta andrà alla battuta Fadanelli. Fadanelli contro Levan. E Fadanelli in sicurezza con una girella sul piede d'appoggio di Levan. Va a portare in vantaggio i diavoli neri, esplode la Teufelskerle.
Yalta. Angiolini. Certo, ha fatto l'ingresso in campo Petrovski. Petrovski, eccolo qua in azione. Angiolini. Rosli. Intanto un po' di confusione. L'arbitro ha fischiato il classico fallo di confusione. Più giocatori a terra, non si è capito bene. Ora campo da asciugare. Vediamo che ora si procede con l'asciugatura del terreno di gioco. Un gran caldo oggi qua al palazzetto. Dunque i giocatori sicuramente bagnati di sudore. Quando un giocatore cade è importantissimo asciugare il parquet. Ma si può finalmente riprendere a giocare. Angiolini. Jastam. Petrovski. Petrovski per Östling. Östling trova il pallonetto. Ma Colleluori è ancora attento. Siamo già dall'altra parte con Petricevic. Petricevic va a segnare una rete importantissima. E Merano si porta per la prima volta a più due. Sfruttata al meglio questa superiorità numerica. Attenzione che ci sono però ancora 20 secondi di superiorità. Jastam. Angiolini. Petrovski. Angiolini ancora. Tocca ancora con le ruoli. Altra grande parata del portiere meranese. Dall'altra parte Glisic. Fermato da Petrovski. Piccola vantaggio. Tanto Andy Stricker in posizione di pivot al posto di Romei. Quello. Petricevic. Quello ancora. Palla a destra, portiere a sinistra. Merano che ora sembra essersi sciolto in attacco, mentre Fasano comincia a fare fatica a trovare la via del gol. Angiolini. Jastam. Petrovski. Angiolini ancora a due piedi. Gran bel gol di Angiolini. Alfasano serviva assolutamente un gol. Attenzione intanto a Fadanelli, fermato da Levan. Gran parata anche questa di Levan. Angiolini per Petrovski. Fermato da Glisic. Jalstam. Angiolini, Petrovski, si alza il braccio del passivo, Petrovski, c'è un tocco del muro meranese. Dunque palla che rimane possesso del Fasano, braccio del passivo che rimane alzato. Jalstam deve andare a concludere, prova a cercare un passaggio improbabile per il pivot. Dunque palla che ritorna in possesso dei Diavoli Neri. Siamo già dall'altra parte con Petricevic. Sfondamento di Petricevic. E dunque nulla di fatto.
esce Corsone, Petrovski, Piasta, Angiolini prova uno scavalcamento fermato da Martini. Taglio di Cantore, Jalstam, Petrovski, con le Luori, intanto Petricevic, Cantore prova a rubare palla, riesce a controllarla Padanelli, che poi con un pallonetto morbido supera Levan per la 15ª marcatura del Merano. Angiolini, Jalstam ancora, Angiolini di nuovo a due piedi, morato da Martini, contropiedi per Vicentin, Luca Vicentin, Merano più 4, e Vito Fovio fa la cosa più ovvia, chiama time out per interrompere la striscia del Merano. In Alto Adige amiamo stare in compagnia. Come Forsta 1857. La più estroversa delle nostre birre. Forst, la birra dall'Alto Adige. Squadre che rientrano in campo in questo momento. Abbiamo visto il time out di Vito Fovio provare a scuotere i suoi ragazzi. Ma deve stare attento Fasano a non farsi sfuggire la partita. Ma abbiamo già visto in gara 1, questa squadra è capace di rimontare anche più gol. Jalstam, Angiolini... atterrato da Petricevic, protesta Petricevic, intanto sull'altro campo il Sassari conduce 13-10 sul Bressanone. Jalstam, Angiolini, scarico per Cantore, fermato da Oliver Martini, scontro sicuramente non cattivo ma molto molto brutto, e cartellino rosso per Oliver Martini. Sicuramente lo scontro è stato bruttissimo. Non c'è stata cattiveria, però giusto il cartellino rosso, perché l'intervento è stato molto molto pericoloso. Infatti subito si va a scusare Oliver Martini. Speriamo che non sia nulla di grave per Cantore, che si rialza in questo momento. Si scusa Martini. Andiamo. Se può proseguire il match, sembra un po' stordito, ovviamente i colpi al volto sono sempre pericolosi. Finisce qui comunque la partita di Oliver Martini. Vediamo che Cantore esce con l'aiuto di Bearevic dal campo.
Dunque si riprenderà con un tiro dai 7 metri. Dalla linea lo specialista Jalstam. Dunque Jalstam contro Colleluori. Con molta classe Jalstam supera il portiere del Merano e ora prova a dare una scossa ai suoi. Ora Merano con solo 5 giocatori e senza portiere. Time out giustamente di Jürgen Pranter, che vuole organizzare questo attacco importantissimo. In Alto Adige amiamo stare in compagnia. Come Forst 1857. La più estroversa delle nostre birre. Forst, la birra dall'Alto Adige. Rientrano le squadre in campo. Vediamo come Jürgen Prantner ha disegnato questa azione. Importante ora giocare anche col cronometro per i Diavoli Neri. Lasciar scorrere più secondi possibili. Anche sono ancora 1 minuto e 20 secondi di doppia inferiorità numerica. Coelho. Glisic. Fadanelli. Coelho ancora. Continua a girare i giocatori del Merano. Sale Vicentin. Si alza il braccio del passivo. Coelho sotto mano, anzi no, finta. Che gol di Fadanelli! Ha mandato al bar tutta la difesa del Fasano, fintando un sottomano, mettendo a sedere Levan e andando a siglare un gol pazzesco. Rete incredibile di Fadanelli. Intanto sfondamento di Angiolini, che si dimentica di avere un compagno libero all'ala e va a scontrarsi contro Fadanelli. Ingenuità colossale del Fasano. E ora addirittura il Merano può fare un parziale in doppia inferiorità numerica. Glisic. Fadanelli, Glisic ancora, Coelho, Nunez, si alza il braccio del passivo, si ritorna a Fadanelli, vediamo cosa si inventa questa volta Fadanelli, un passaggio volante per Coelho, ancora una volta una magia di Fadanelli, incredibile, dato dall'altra parte risponde subito Pugliese, ma due invenzioni dal nulla di Fadanelli. Giocatore che in questo momento Jürgen Prantner non vuole, non può togliere. Il Merano è totalmente dipendente dalle giocate di Fadanelli. Ancora Fadanelli per Coelho. Tutto facile, trova un pertugio. Angiolini trova per vie centrali, fermato da Andy Stricker. Intanto c'è il finale del primo tempo da Bressanone, Sassari 15, Bressanone 10. Intanto Fovio prova a avvicendare i suoi portieri, Sibilio in porta, Pugliese trova Colleluori, Glisic.
Petricevic, Padanelli, Coelho, Petricevic, Petricevic ancora, prova per vie centrali, fermato da Messina. Ancora un minuto e tre secondi. Padanelli, Glišić, Coelho. Ora senza fretta Almerano. Glišić, palo pieno, sfortunato in questo frangente. Intanto Angiolini in contropiede, scarico per Pugliese, sfondamento fischiato a Pugliese. E dunque Verano che si riporta in possesso di palla, Glišić per Visentin che ritorna a palla Glišić e ancora una volta colpisce il palo, tutto solo, aveva fatto tutto bene con la gioco 2 insieme a Visentin, ma poi non è riuscito a portare la palla in porta. Ultimi secondi di questo primo tempo, Angiolini proverà il tiro, scarico per Jarstam e per Jostling e si chiude così con il gol di Jostling questa prima frazione. Dunque Merano 19, Fasano 15, a risentirci per il secondo tempo. In Alto Adige amiamo stare in compagnia. Come Forsta 1857. La più estroversa delle nostre birre. Forst, la birra dall'Alto Adige. Con Sparkasse Auto, il noleggio a lungo termine, ho tutte le spese comprese in una comoda rata mensile. Noleggio a lungo termine Sparkasse Auto. Tanti vantaggi, nessun pensiero.
In Alto Adige amiamo stare in compagnia. Come Forsta 1857. La più estroversa delle nostre birre. Forst, la birra dall'Alto Adige. Con Sparkasse e Auto, il noleggio a lungo termine, ho tutte le spese comprese in una comoda rata mensile. Noleggio a lungo termine Sparkasse e Auto. Tanti vantaggi, nessun pensiero. Tutto pronto per questo secondo tempo, squadre che sono già rientrate in campo.
un primo tempo veramente vibrante, tanti capovolgimenti di fronte da una parte e dall'altra. Era partito meglio il Fasano, poi alla distanza il Merano è cresciuto, ha avuto anche la palla del più 6. Il primo tempo si è poi concluso con 4 reti di vantaggio in favore dei Diavoli Neri, ma la partita è ancora più aperta che mai. Intanto hanno già ripreso a giocare sull'altro campo, 17-11 per il Sassari. Dunque non mancano le sorprese, ma ora la concentrazione massima è qui, con Yastam che prova a organizzare l'attacco del Fasano pugliese. Yastam, Angiolini, Cantore, e gran gol di Cantore, che fortunatamente è rientrato in campo per questo secondo tempo. L'aveva visto uscire al termine della prima frazione dopo lo scontro violento con Oliver Martini. Fadanelli, Lausen, e Leban risponde presente. Intanto è rimasto a terra Messina. Si rialza il capitano del Fasano. Intanto fa il suo ingresso in campo anche Carlo Sperti. Esperta ala, che ha giocato un po' dappertutto. Intanto pugliese sul muro meranese, non si intendono Yastam e Ostling, palla che ritorna in possesso del Merano con Petricevic. Lausen per Fadanelli, decide di fermare tutto e ragionarci su. Grande maturità da parte di Fadanelli, nonostante i suoi 20 anni gestisce la manovra del Merano con estrema saggezza. Intanto passaggio illuminante per Romei, e ancora una volta Fadanelli ad illuminare e Romei a concludere. Intanto Romei e gli Astam si tuffano su un pallone vagante, palla che rimane in possesso del Fasano. Pugliese, Yastam, Ostling tutto solo, questa volta non può fare altro che realizzare. Dunque, ha ripreso a funzionare l'asse svedese. Intanto cambio di difesa da parte di Vito Fovio. Messina in posizione avanzata a cercare di disturbare Fadanelli. Taglio di Lausen, Coelho, Fadanelli, Raffiner, Lausen ancora, si alza il braccio del passivo, non ha costruito niente l'attacco del Merano. Coelho paga la cauzione per tutti, Juan Pablo Coelho si inventa un gol dal niente. Intanto Angiolini fermato da Romei. Petrovski, Ostling ancora lui, e ancora lui che va a siglare sopra la testa di Colleluori. Petricevic, Lausen,
scarico per Nunez, tutto solo dall'angolo. Nunez sotto la traversa. Angiolini per Östling ancora. È lui la spina del fianco nella difesa del Merano. È il pivot difficile da controllare. Intanto Coelho. Quando vede uno spazio Coelho è incontenibile. Settima rete per lui. Intanto c'è il gol di Petrovski. Coelho. Fermato questa volta da Leban. Petrovski. Volevano un passo di troppo da parte di Angiolini. Jastam, Petrovski, Angiolini e Colleluori gli dice di no. Che parata di Colleluori, ha tenuto le braccia alte. E ora Angiolini, Petrovski e Colleruoli ancora lì, Petrovski ancora, Colleruoli ancora una volta. Petricevic in possesso di palla, Larsen. Infrazione di passi, Petrovski per Cantore tutto solo. Questa volta può siglare il gol. Dunque fase un po' confusa del match. Padanelli, Padanelli ancora, prova a dar via la difesa. Coelho prova a riorganizzare lui. Chiama il taglio di Vicentin. Larsen. Padanelli. Una finta. Ancora una volta. Padanelli. Elude tutta la difesa del Fasano. Incontenibile quest'oggi Padanelli. Petrovski intanto e Colleluori col piede di richiamo. Lancio poi per Nunez. Al volo per gol. Fa esplodere tutto il pubblico meranese. Che parata. Che lancio. E che contropiede, Santiago Nunez! Pugliese, Jastam, Angiolini, non trova il suo compagno, recupera palla Romei, Nunez. Coelho, scarico ancora per Romei, che va a siglare, e ora il Merano scappa nuovamente via, di nuovo più 5. Pugliese, Jastam, Angiolini, non c'è un momento di pausa, Cantore, sicurissimo Cantore, si arrabbia con le ruoli, ma... Ora è il momento di rifiatare, sono stati 2 minuti intensissimi, il pubblico sugli spalti fa fatica a rimanere seduto. Coelho intanto, Larsen, Padanelli, Nunez, Larsen,
Levan, gran parata di Levan. E ora il Fasano con Angiolini. Palla dall'altra parte per Pugliese. Jalstam, si ritorna da Pugliese. Jalstam chiede ai suoi giocatori di allargarsi. Vuole spazio al centro. Ora probabilmente chiamerà il taglio del pivot. Così è, Cantore taglia. Jalstam, Pugliese, difesa in aria di Romei. Dunque tiro dai 7 metri. Ritorna in campo Fasanelli per provare a neutralizzare la conclusione di Jalstam. Si rinnova dunque il duello Jalstam-Fasanelli, questa volta senza finte, dritto per dritto. Jalstam va a siglare la 23esima rete per il Fasano. E dunque Fasano che rimane aggrappato con le unghie e con i denti a questa partita. Per il Fasano sicuramente è oggi la partita più importante. Un eventuale, intanto gran parata di Levan, dicevamo, un eventuale gara 3 per il Fasano sarebbe sicuramente molto più complicata che per il Merano, sia per il fattore campo sia per gli uomini contati di Vito Fovio. Ovviamente il Fasano non dispone di una panchina come quella del Merano. Intanto Jalstam per Östling, quando non si sa cosa fare si va dal pivot. Settima rete per Östling. Intanto scontro tra giganti, Östling, Lausen alla peggio, il terzino meranese. Lisic, Romei, Padanelli, Lisic ancora, ancora una volta Petricevic prova per vie centrali, tutto chiuso, si alza il braccio del passivo, Merano deve andare alla conclusione, tutto da ripetere, però chiama la distanza. Carico per Romei che prova a girarsi, difende molto bene col corpo Angiolini, campo da asciugare ancora una volta. Petricevic intanto non va. Angiolini, Pugliese trova un'autostrada per vie centrali e Fasano si riporta a meno uno.
siamo già dall'altra parte con Fadanelli dietro la schiena per Visentin, pallonetto morbido, non sbaglia un tiro Luca Visentin. Altra magia di Fadanelli, passaggio dietro la schiena per Visentin. E Merano che si riporta a distanza di sicurezza. Pugliese, Ostling, Angiolini, fermato da Glišić. Pugliese, Angiolini, palo esterno. Dunque palla di nuovo in possesso per il Merano. Fadanelli, Fadanelli, tutto solo, Fadanelli. Continua il suo show personale. Quinta rete per il Folletto Meranese, ma le cinque reti sono solo una piccola parte della sua partita. Una partita impressionante. Pugliese intanto ancora centralmente trova un tiro dai 7 metri. 2 minuti per Romei. E dunque nuovamente un tiro dai 7 metri. Intanto il Bressanone si è riportato 19-22, quindi ha dimezzato lo svantaggio. Tutto pronto ora per il tiro. Jarstam ancora una volta morbido sopra la testa. Grande repertorio dai 7 metri per Jarstam, che non sbaglia un colpo dalla linea. Rientra intanto in campo Coelho dopo una piccola pausa in panchina. Ora Merano senza portiere tra i pali. Stricker, Petricevic, Fadanelli, Petricevic ancora, scarico per Stricker, fermato da Bearevic. Proteste vibranti della panchina del Merano, che volevano di più di un semplice 7 metri. Intanto Fadanelli, se gli entrava anche questo, intanto c'è stato un tocco di piede. Dunque si riprenderà con un 9 metri per il Merano, che però deve andare a concludere. Coelho bloccato dal muro, recupera la palla, Pugliese in contropiede, Pugliese riporta il Fasano a meno 1. Ancora 30 secondi di inferiorità numerica per il Merano e Pugliese riporta la formazione pugliese, scusate il gioco di parole, di nuovo a meno 1, e Jürgen Brandner capisce il momento e chiama time out. In Alto Adige amiamo stare in compagnia. Come Forsta 1857, la più estroversa delle nostre birre. Forst, la birra dall'Alto Adige. Grande festa come sempre sugli spalti a ogni time out
i tifosi del Merano con la loro classica coreografia. Abbiamo visto addirittura il sindaco di Merano partecipare al battito di mani dei tifosi, dunque gran bel momento di sport, gran bel momento di festa per tutta la città di Merano. Ma ora attenzione che il gioco è ripreso con Petricevic. Padanelli, Merano intanto di nuovo al completo, rientra tra i palle con le uoli. Petricevic, Coelho, palla che scappa via. Angiolini si era già involato nell'altra metà campo, l'arbitro l'ha richiamato, bisogna ribattere dal punto esatto. E dunque ora il Fasano può costruire con calma la manovra che potrebbe portarlo al pareggio. Angiolini, Jalstam, Pugliese. Angiolini recupera un pallone che sembrava scappato via. Pugliese. Pugliese per Östling. Östling trova la rete del pareggio. Intanto siamo già dall'altra parte. Attenzione a Fadanelli. Petricevic. Petricevic ancora. Coelho, Coelho. Quando trova un buco Coelho ci si lancia letteralmente dentro. Rete in tuffo per il giocatore argentino. E dunque Merano che si riporta in vantaggio. Ottava rete per Juan Pablo Coelho. Jastan per Östling. Östling ancora una volta. È lui. Non a rete, dunque miglior marcatura del match, Östling. Intanto Fadanelli per Vicentin. E palla, l'arbitro indica rimessa dal fondo. Dunque palla per il Fasano, protesta Fadanelli che voleva un tocco della difesa del Fasano. Sinceramente da questa posizione eravamo coperti, non abbiamo visto se c'è stato o meno il tocco. Continua a protestare Fadanelli, tant'è che la palla rimane nelle mani del Fasano. Grida Östling, vuole chiamare a sé i suoi giocatori. Pugliese, Messina, taglio di Messina, si ritorna da Jastam. Jastam prova il missile con le ruoli, risponde presente. Siamo già dall'altra parte con Coelho. Coelho in velocità per Stricker. Stricker traversa piena. Anzi no, Romei è stato. È rientrato Romei a pivot. È andato a concludere sulla traversa. E dunque sfuma una grandissima opportunità per il Merano. Risultato che rimane bloccato sul 29 pari. Quando stiamo per entrare negli ultimi 10 minuti di partita. Angiolini intanto salta Stricker ma non salta Petricevic. Antopeschi qua, sfondo il caso. Ancora una volta a campo da asciugare. Si può riprendere a giocare. I giocatori del Fasano ne hanno anche approfittato per rifocillarsi un attimo. Corcione intanto a dare qualche minuto di pausa a Östling. Jastam, Angiolini, fermato da Stricker. Petrovski, Angiolini. Salta Stricker ma non salta Romei. Si alza al braccio del passivo. Ora deve andare a concludere il Fasano. Angiolini, Angiolini per Corcione. Corcione trova Petrovski da solo.
c'è stato però un fischio degli arbitri, continua a rimanere alzata il braccio del passivo. Osling intanto, e Colleluori è lì ad aspettarlo. Petricevic, Fadanelli dietro la schiena per Vicentin, che gol di Vicentin! Lo dicevamo prima, non sbaglia un colpo. Sono i suoi playoff. Anche questa rete con un angolo piccolissimo. È andato a inventarsi un gol sotto l'incrocio dei pali. E ora nuovamente campo da asciugare. Petrovski, Jastan, Angiolini con l'aiuto della traversa, Angiolini trova un gol importantissimo per il Fasano e dunque di nuovo risultato in perfetta parità, 30-30. Petricevic intanto si scontra con Corcione, rimane a terra Petricevic. Petricevic è molto bravo a inventarsi gol con questi cambi di velocità, sembra un giocatore lento ma in realtà ha un primo passo estremamente esplosivo e ha beffato tutta la difesa del Fasano. Intanto Sassari continua a condurre di 4 reti sul Bressanone e dunque si va verso una gara 3 nell'altra semifinale. Mentre su questo campo nulla è ancora deciso. Regna l'equilibrio. Con questo risultato ovviamente si andrebbe a gara 3. Ma con una rete soltanto del Fasano potrebbe chiudere i giochi. Dunque ultimi 8 minuti e mezzo, tutti da seguire, tutti da vivere. Messina. Jalstam, Corcione, Angiolini trova il pertugio e trova anche la difesa in aria e 2 minuti per Andy Strick. E questo è un 2 minuti che fa male. Campo ancora da asciugare. Scherzano Jalstam e Coelho, forse per stemperare la tensione. Intanto Jalstam contro Colleluori, si rinnova il duello e Jalstam trova ancora una volta una magia dalla linea dei 7 metri. Dicevamo repertorio infinito per il giocatore svedese. E ora marcatura uomo per Fadanelli, anzi no, ci ripensa Vito Fovio. Fadanelli dietro la schiena per Romei che non riesce a controllare il pallone. Gioco che riprende Petricevic, Romei, Fadanelli, Petricevic ancora, Fadanelli, fermato da Ostling. Passano anche i secondi, questo fa effettivamente il gioco del Merano. Fadanelli contro Messina, Fadanelli conquista altri secondi preziosissimi. Taglio intanto di Vicentin, si alza il braccio del passivo. Fadanelli e Romei scambiano ancora, Romei a terra, campo da asciugare, braccio del passivo però che rimane alzato.
si alza i decibel della Carvolt Halle. Intanto Vicentin prova a sorprendere, intanto la porta è libera, non se ne accorge il Fasano. Colle Luori non era tra i pali, non se ne è accorto nessuno dei giocatori del Fasano e Colle Luori è riuscito a rientrare in porta. E dunque ancora 20 secondi di superiorità numerica per la formazione pugliese. Intanto sfondamento di Pugliese e ancora una volta Padanelli sta giocando come un trentenne, non come un ventenne. Padanelli sta letteralmente dominando questa partita sia in attacco che in difesa. Se non abbiamo contato male, il terzo sfondamento che va dato a prendere Padanelli. Merano intanto di nuovo al completo. Petricevic, Leban tocca ma non trattiene, palla che finisce in rete. Tanto dall'altra parte Petrovski per Ostling, scarica per Jastam, per Pugliese dall'angolo. E dunque ancora una volta pareggio da parte del Fasano. Petricevic intanto, Coelho, scarico per Padanelli per, di nuovo per Petricevic. Prova il giro di palla, cade Romei. Qualche scintilla tra Romei e Ostling. I direttori di gara ora hanno il loro bel da fare a tenere gli animi calmi. Quando manca un poco più di 5 minuti alla fine della partita, la posta in palio è altissima. Ovviamente ora qualche scintilla è normale. Ora si asciuga il campo, i giocatori possono respirare e riprendere le energie per affrontare questi ultimi 5 minuti di partita. Campo di nuovo asciutto, si può riprendere a giocare, fischia ora la coppia arbitrale. Petricevic, Padanelli, sale Vicentin, scambia Vicentin con Coelho, Padanelli, Coelho, si inventa un gol importantissimo. Intanto Angiolini, salta uno, salta due, Angiolini mette il turbo. Intanto dall'altra parte con Coelho ancora, Coelho, fermato da Pugliese, se non ho visto male, fermato da Cantore che rimane a terra. Si rialza Cantore, sembra solo una scavigliata. Ancora una volta campo da asciugare, ora gioco molto frammentato. Intanto sull'altro campo il Sassari conduce di 5 reti a 4 minuti dalla fine, dunque gara 3 oramai sembra ormai cosa fatta. Dunque il Sassari è riuscito a forzare gara 3. Ma tanto concentrazione su questo campo, dove a 4 minuti e mezzo dalla fine il risultato è in perfetto equilibrio. Petricevic, Coelho, Padanelli, Coelho fermato da Beharevic, si alza il braccio del passivo. Petricevic, Coelho, Padanelli prova di nuovo per via centrale. Ora il Merano deve andare assolutamente a concludere. Padanelli per Romei, finiscono i passaggi, dunque palla che cambio di possesso, palla che ritorna in mano al Fasano, che ora ha la palla del vantaggio.
Jalstam, Pugliese. Pugliese ancora. Angiolini. Scambiano ancora i due. Jalstam, Cantore, trova un pertugio, Cantore. Schema perfettamente riuscito, dormita della difesa del Merano. Tanto dall'altra parte Coelho e Nunez provano a farsi perdonare dell'errore, ma rientra bene la difesa del Fasano. Petricevic ora. Pananelli. Petricevic. Beharevic prova a uscire. Leban con l'aiuto della traversa riesce a parare la conclusione di Petricevic, che si dispera. Attenzione che ora il momento è importantissimo, attacco possiamo dire quasi decisivo per il Fasano, che se si dovesse portare su più due metterebbe una seria ipoteca sul passaggio del turno. Si alza il grido del pubblico del Merano. Pugliese, Angiolini, Angiolini per Messina. Si alza il braccio del passivo. Pugliese, Jalstam, Jalstam, Östling, Östling non controlla il pallone, palla che gli scappa via. Coelho in seconda fase, tutto solo, Leban gli dice di no. E dunque altra grotta occasione per il Merano, non sfruttata. Padanelli intanto fermato da Messina. Petricevic. Padanelli. Petricevic, uno contro uno. Time out intanto per Jürgen Prantner, che vuole organizzare al meglio questo ultimo minuto e mezzo. In Alto Adige amiamo stare in compagnia. Come Forsta 1857. Abbiamo visto Jürgen Prantner disegnare animatamente sulla sua lavagnetta lo schema prescelto. Vediamo ora quale sarà la decisione dell'allenatore meranese. Esattamente un minuto e mezzo alla fine della partita, il Merano deve andare a segnare in questo attacco. Si lamentano che i giocatori del Fasano, che il campo è ancora bagnato, quindi nonostante durante il time out si sia provato ad asciugare il campo, ancora qualche residuo. Ovviamente tutto deve essere perfetto per questi ultimi scampoli di partita. La tensione è altissima anche sugli spalti. Vediamo ora se il gioco può finalmente riprendere. Sembra di sì. Manca solo il fischio dell'arbitro che arriva in questo momento. Petricevic per Padanelli. Petricevic, sale Nunez, Petricevic scambia con Coelho, Padanelli prova l'uno contro uno, Padanelli prova il pertugio, fermato da Beharevic, che probabilmente si prenderà anche un due minuti, infatti così è. Ma ancora una volta una magia di Padanelli. Se oggi Merano, intanto cartellino rosso per Beharevic per la terza esclusione per due minuti, dunque finisce qui la sua partita. Dicevamo, se il Merano porterà a casa questa partita dovrà ringraziare il folletto arrivato da Pressano. Padanelli oggi è autore di una partita sontuosa e sarà proprio lui a incaricarsi della battuta dai 7 metri, dunque Padanelli contro Leban.
Fasano che dovrà giocare in inferiorità numerica fino al termine della partita. Padanelli, una finta. E c'è il gol! Esplode la difesa del Merano. Esplode tutto il pubblico in piedi. Di nuovo il risultato in perfetta parità. E ora Fasano che decide di giocare l'attacco senza portiere. Azione decisiva. Nessuno riesce a stare più seduto sul pubblico. Fischi di paura del pubblico. E intanto time out per Vito Fobio. In Alto Adige amiamo stare in compagnia. Come Forsta 1857. La più estroversa delle nostre birre. Forst, la birra dall'Alto Adige. Vediamo che schema ha disegnato Vito Fobio per quello che potrebbe essere l'attacco più importante dell'intera stagione per il Fasano. Ancora ultima indicazione dalla panchina per Vito Fobio. Il Verano deve assolutamente difendere e non prendere gol. Fischi di paura del pubblico di Merano. Yalstam, Pugliese, Angiolini, rientra tra i pali, intanto Angiolini, murato, Angiolini ancora, deviato, palla che finisce in rimessa. Pugliese, Yalstam, palla che non trova la porta, ancora 15 secondi per il Merano, Petricevic, Padanelli, Vicentin dall'angolo, Vicentin non trova la rete, para Leban e finisce qui la partita, con questa parata, forse il migliore in campo, ha sbagliato l'ultimo tiro, finisce così, con la gioia del Fasano. Tutti in campo i giocatori del Fasano, ammutolita la Karl Wolf Halle. Giocatori in lacrime. Ci aveva provato Vicentin da posizione pressoché impossibile. Leban gli ha sbarrato la strada. E dunque la prima finalista di questo campionato sarà la Junior Fasano. Si conclude così invece il campionato dell'Alperia Merano, un campionato sicuramente ottimo, una squadra sicuramente dal futuro più che roseo, una partita che sicuramente servirà ai Diavoli Neri, che oggi farà tanto tanto male, domani sicuramente di più, ma che farà crescere tutti questi giovani. Abbiamo visto un Fadanelli in versione nazionale, un Luca Vicentin che nonostante l'ultimo tiro che si è preso la responsabilità di tirarlo ha fatto due partite sontuose. Abbiamo visto tanti giocatori giovani in campo, Tommaso Romei con le luoli tra i pali, ma oggi la festa è tutta per i giocatori della Junior Fasano che conquistano meritatamente questa finale e andranno nuovamente a giocarsi il titolo tricolore. Ora entrambe le squadre vanno sotto le rispettive tifoserie a festeggiare il Fasano, a ringraziare i propri tifosi, il Merano. E con queste immagini io vi saluto, vi ricordo ancora una volta il risultato, Merano 34, Fasano 34, risultato che permette al Fasano di accedere alla finale scudetto. E dunque da Merano è davvero tutto. Un saluto e un ringraziamento da Luca Boninsegna.